Le cose che non dici di Yuki 21. Capitolo 31. Le cose importanti. Sasuke. Mentre sono in ascensore, sul cellulare ricevo un messaggio da Ryo con scritto la parola aeroporto. Prendo il portafogli ed osservo il biglietto aereo per New York che Reika mi ha regalato per il mio compleanno. La data è quella di oggi e manca poco alla partenza. Appena le porte dell'ascensore si aprono al piano terra, io corro fuori come un pazzo. Esco di fretta dal grattacielo del Kawashima Industry senza guardarmi indietro. Corro alla mia moto, indosso il casco e accendo il motore che romba. Parto a tutta velocità in direzione dell'aeroporto e dico addio ad un lavoro che non ho mai voluto sul serio, alla falsità del mio fratello e a tutta la mia fottuta famiglia che non è altro che una trappola che ha tenuto prigioniero me dalla mia nascita. Supero i limiti di velocità consentita e ho un solo pensiero in mente. Fa che non sia tardi. Reika. Hiroshi e Kenjo parlano tra loro. Chissà cosa bolle in pentola. Magari finalmente hanno deciso di frequentarsi come coppia invece di continuare a far finta di essere solo dei buoni amici. Finito il check-in torno da loro. Ragazzi, tutto bene? Kenjo guarda Hiro e Hiro guarda Kenjo. Che deficienti innamorati. Che c'è che non va? E Hiroshi a prendere la parola. Niente, non preoccuparti, va tutto bene. Non ci credo veramente, ma ora come ora voglio evitare qualsiasi pensiero che possa distrarmi dal mio obiettivo. All'altoparlante annunciano il mio volo ed è ora di salire a bordo. Hiro-kun mi stringe cullandomi in un caldo abbraccio. Lo so che voleva partire per starmi vicino, ma questo è il mio sogno. La mia vita riparte da qui. Avrei voluto che Sasuke ne facesse parte, ma non è andata come desideravo. E per quanto mi faccia male non averlo accanto, non posso permettermi di fermarmi proprio ora. Sta tranquillo, Hiro-kun, andrà tutto bene. Ti chiamo domani alla fine dell'audizione. Gli do un bacio sulla guancia e mi sorride dolcemente. Do un fugace bacio anche a Kenjo e gli faccio l'occhiolino. Cosa che mi fa alquanto ridere considerando che ho solo un occhio a disposizione. Lascio questi due tesori alle mie spalle e con essi Tokyo e tutti i brutti ricordi mischiati a quelli belli. È ora di iniziare un percorso nuovo che inizia salendo su questo aereo. Però avrei davvero voluto che Sasuke fosse qui a tenermi per mano. Hiroshi. Così è partita. Resto fermo davanti alla grande vetrata fino a quando l'aereo in cielo non è più visibile. Sospiro e mi volto verso Kenjo che mi guarda tenendo le mani in tasca. Tu la ami, vero? Mi domanda così a bruciapelo. La amo a modo mio, come possono amare una donna quelli come noi. L'amo perché è l'unica donna che io possa amare. Lei sarà sempre la persona più importante per me. Sì, questo l'ho capito da un pezzo. È una cara ragazza ed è molto forte, ce la farà. Realizzerà il suo sogno. Ma per quanto tu voglia starle accanto, un giorno dovrai lasciarla andare, anche se questo ti spaventa. Ma sentilo, non solo bello come un dio greco, ma anche saggio e paziente. Reishan sta raggiungendo la sua nuova vita, forse dovrei fare lo stesso anche io. Magari tu potresti aiutarmi a sentirmi meno solo, sai, meno spaventato, sempre se la cosa ti interessa. Kenjo sorride fissandomi negli occhi, ha il chiaro sguardo di chi sta pensando di avercela fatta. La cosa dovrebbe irritarmi, ma in fondo ha ragione, ce l'ha fatta, mi ha conquistato e quindi depongo le armi e mi arrendo. Sì, direi che mi interessa. Allora, mentre attendiamo la chiamata di Reika, che ne dici di andare a prendere un caffè insieme? Perché no? E così sto per incamminarmi anch'io verso un nuovo inizio. Poi vedo da lontano correre all'impazzata Sasuke e mi ritrovo a pensare che comunque bisogna sempre sistemare prima le cose in sospeso per poter davvero iniziare qualcosa di nuovo. Kawashima tenta di riprendere fiato. Quando sento che la rabbia sta nuovamente prendendo il sopravvento su di me, Genjo mi stringe un polso calmandomi. Rei, il suo aereo è già partito. Sì, Kawashima, il vostro aereo è già partito. Hiro-kun, mi rimprovera dolcemente Kenjo. No, Kenjo, lui ha ragione. Ha sempre avuto ragione. Ed ora che gli prende? Accetta di essere ripreso da me davanti a Kenjo. Che abbia finalmente... Avevi ragione su di me, Hiroshi, fin dall'inizio. Mi sono comportato come un vero idiota e l'ho fatta soffrire mentre tu le sei sempre stato vicino. Lei merita molto di più di uno come me. Sì, ha capito. L'ho abbandonata quando aveva più bisogno di me. Anche se ignoravo la sua situazione, io non ho comunque scusanti. Lei si fidava di me e io l'ho tradita. Mi dispiace, e mi dispiace di quello che le ha detto e fatto Takashi.
Ora Sasuke guarda Genjo, quindi Ryo gli ha raccontato tutto. Tu non meriti nemmeno un amico come Ryo. Ti avevo espressamente chiesto di starle accanto, ma tu le hai voltato le spalle, troppo preso da te stesso. Lei ti ha dato tutto il suo cuore. Gli occhi di Sasuke sono colpevoli. Accusa ogni mia parola senza dirmi nulla. Accetta silenzioso il mio giudizio senza discolparsi. Mi dispiace molto, dice a capo chino. È tardi per dispiacerti, Sasuke. No. Come? Non ho intenzione di rinunciare a lei, grida con voce sicura. Rinuncio alla mia famiglia, al nome Kawashima, ma non rinuncio a Reika. Spero che un giorno io e te riusciremo a comprenderci davvero. Del resto il suo amore è la cosa che più abbiamo in comune. Sasuke si volta e corre via. Ed ora dove va? Domando stranito. Genjo sorride. Va da lei. Cosa? Mi mette un braccio intorno al collo e all'improvviso mi stampa un bacio sulla bocca. Lasciali fare, Hirokun. Adesso sta a loro decidere cosa vogliono davvero. Andiamo. Lascio che Genjo dolcemente mi trascini via. Si possono amare le persone in mille modi diversi e quasi tutti saranno sempre incomprensibili agli occhi altrui. Anche io ho le mie colpe in questa storia. Anche i miei sentimenti hanno generato incomprensioni e tensioni. Ma forse, quando certi sentimenti sono così forti e profondi, si diventa tutti vittima e carnefici allo stesso modo. Lei avrà sempre il mio amore incondizionato, un amore che solo noi possiamo comprendere. Ma lei vuole anche la felicità. Un qualcosa che, per troppo tempo, le è stato negato e che ora ha la possibilità di raggiungere. Il mio è un amore a metà, una felicità incompleta. E per questo la lascio andare, perché Rei-chan farà quello che è giusto per lei. Perché Rei-chan non si è mai arresa ed ora le spetta tutto il meglio che c'è. New York Julian School. Mr. Miller, insegnante di musica classica. Dopo già 3 ore di audizioni, di cui una buona parte piuttosto deludenti, ci si presenta davanti una ragazza giapponese di 18 anni, che di Giappone non ha proprio nulla se non il nome proprio. Sembra pronta per volar via alla prima folata di vento. Ha un occhio completamente bendato e le tremano le mani. Stringe al petto alcuni fogli e ci guarda dall'alto del palcoscenico completamente spaesata. Johnny, il mio collega, mi molla una gomitata in petto e dichiara tutto allegro che questa è roba mia. Verifico sul foglio e leggo i dati di questa ragazza. Reika King, Tokyo, diplomata alla Ibiya School, pianista. Ah, bene, dovrebbe essere una pianista. Sbuffo e mi preparo a recitare il solito copione. Salve Miss King, da quello che vedo lei vorrebbe entrare alla Juilliard come studentessa di musica e precisamente pianoforte. Bene, il percorso di studi che ci ha indicato è di mia competenza. Prego, si può accomodare al pianoforte e facci ascoltare qualcosa. L'audizione consiste in un brano di musica classica a sua scelta e gradirei anche sentire una sua composizione. Se vuole o no utilizzare gli spartiti è una sua scelta. Ah, ok, grazie. Santo cielo, spero solo non svenga. La sua pronuncia è divertente. Sembra non parlare la nostra lingua da tempo. Mi incuriosisce la storia di questa ragazza nata a Tokyo, ma di chiare origini tutt'altro che giapponesi. Miss King si siede davanti al pianoforte ed osserva per un istante i tasti. Mette gli spartiti da parte decisa, quindi inizia a suonare senza. La mia attenzione e quella dei miei colleghi è tutta per lei, e quando è pronta inizia. Ed è come se una magia si sprigionasse proprio davanti ai nostri occhi. Non vediamo più la ragazza malconcia, né la stanza, né il piano. Vediamo solo la sua musica, che si espande forte, dolce, violenta, raggiungendo ogni nostra molecola. Esegue un brano di Chopin, l'opera 25, e lo fa senza alcuna difficoltà. Tiene gli occhi chiusi e sorride. John si avvicina e mi sussurra un brava. No, molto di più. Per quel che mi riguarda è eccellente. Quando termina, tentando di nascondere lo stupore, le chiedo di eseguire qualcosa scritto da lei. Adesso sembra leggermente in difficoltà, poi si volta e mi osserva. Questo brano è molto speciale per me. In realtà avevo promesso di non eseguirlo senza la presenza di una determinata persona, però, come dire, sento che mai come ora è adatto. Non ha ancora un titolo, per ora io lo chiamo Sasuke Song. E nuovamente riesce a incantarci. Questa ragazza è talento puro. Sasuke. L'unico volo disponibile per New York mi ha permesso di arrivare solo ora.
Alla Juilliard mi è stato comunicato che le audizioni della giornata sono finite circa 3 ore fa. Ormai è sera e per giunta ha iniziato a piovere. Come faccio a trovarla in una città come questa? Davanti alla Juilliard c'è un piccolo parco. Senza nessun motivo reale, vi entro ed inizio a camminare sotto la pioggia, che ora è più forte. Non c'è praticamente nessuno, a parte qualche americano in giro col proprio cane. Proseguo fino a quando noto un ombrello rosso sorretto da un piccolo corpo. Sforzo di più la vista mentre il mio cuore aumenta i suoi battiti. L'ho trovata. Reika. Sento i suoi occhi su di me. Mi volto col cuore che batte impazzito. È impossibile, lo so, eppure so che è dietro alle mie spalle. Quando ho compiuto un giro intero su me stessa me lo ritrovo praticamente davanti. Sasuke è qui, proprio di fronte a me. Completamente bagnato mi osserva con quei suoi occhi a mandorla meravigliosi. Ma quando è arrivato? Come mi ha trovata? E soprattutto, perché è qui? Ho mille domande che tento di riordinare nella testa, ma proprio quando prendo fiato per parlare è lui che inizia. Perdonami. Un'unica parola, sempre diretto Sasuke Kawashima. Potrei persino sorridere di questa constatazione, se non fossi così sorpresa di trovarmelo davanti in questa città. Sasuke, ma che ci fai qui? Come hai fatto? I capelli gli cadono sul volto perfetto incorniciandolo. Anche Zuppo da cima a piedi riesce ad essere uno splendore. Ho preso un volo esattamente 2 ore dopo il tuo. Ascoltami, non ti chiedo altro che di dedicarmi 5 minuti. Devo dirti una cosa importante, poi se vuoi andrò via. Però ho bisogno di sapere che sei disposta ad ascoltarmi. Dentro sono stanca. Le parole quanto i fatti mi hanno stancato. Dopo tutto quanto, dopo il dolore, la violenza e la paura, non mi resta molto a parte un frammento di anima. È un frammento che avevo donato a questo ragazzo e che ora lo ha riportato a me. Continua a piovere forte, ma Sasuke non si sposta di un millimetro. Attendo una mia reazione. Non riesco a parlare, faccio cenno di sì con la testa. Perché? Perché adoro il suono della sua voce, perché non mi stanca mai, perché mi manca la sua musica. Sasuke prende fiato ed accorcia le distanze. Non smette un attimo di guardarmi, poi la musica arriva in tutta la sua dolcezza. Aishiteru Reika King. Trattengo il fiato. E avrei dovuto dirtelo già da tempo, ma soprattutto avrei dovuto dimostrartelo. Mi dispiace per tutto, per averti lasciato indietro, per non aver capito cosa ti stava accadendo e credimi, non mi perdonerò mai di non essere stato con te per evitarti tutto questo dolore. Ora fissa le bende sul mio volto. Il mio comportamento è inaccettabile, me ne rendo conto. Desideravo così tanto sentirmi parte della mia famiglia da essere cieco. Non ho visto quello che ti stava succedendo ed ho permesso a Takashi di ferirti, proprio come ho permesso alla mia famiglia di allontanarmi da te. Ti chiedo di perdonarmi, perché ora ho compreso ogni cosa. Adesso so quanto è importante per me e so che voglio stare con te. Ed ho capito che le vere famiglie non sono necessariamente composte da persone con lo stesso sangue, ma sono quelle in cui si è pronti a prendersi cura l'uno degli altri. Ryo è stato sempre un fratello per me, come probabilmente lo è Hiroshi per te. Io voglio essere parte della tua famiglia, voglio prendermi cura di te. Non sono più un Kawashima, sono solo Sasuke. Il tuo Sasuke, se ancora puoi volermi. Ed eccolo qui, un orgoglio che è andato in pezzi e che ora giace ai miei piedi. Un amore spezzato e tanti sentimenti in tumulto. Tutto questo è ora Sasuke davanti ai miei occhi. Lo guardo e ripenso ai nostri momenti, ripenso alla nostra musica e ai nostri cuori. Ripenso anche ai miei errori e alle cose che non ho detto. E decido qui, in questa città nuova in cui non mi sento estranea ma solo una persona con dei sogni da realizzare il mio futuro. Da quando sei così loquace, Sasuke? Eh? Sorrido poco. Piano, lentamente torna a sorridere. Che dici? Andiamo in un posto più asciutto a parlare? E finalmente sorride anche lui. Sì, certo, ma ti avviso. Offri tu perché a quest'ora la mia carta di credito sarà stata bella e bloccata. Perché la vita è fatta di scelte difficili. Capisco, pensa che ironia. Io invece sono ricca. Perché hai sempre bisogno di qualcuno accanto che ti sostenga. Tranquilla, sarò pure un teme, ma ho un ottimo cervello. Mi inventerò qualcosa per sopravvivere. Perché la tua famiglia è dov'è il tuo cuore? Non ho dubbi,
Te la cavi sempre, Kawashima. Perché anche le ferite più profonde, se ben curate, possono guarire. A proposito, Miss King, com'è andata l'audizione? Perché si ama, si odia, si lotta, si sogna. Perché si sopravvive a tutto se non ci si arrende. Sasuke mi sfiora una mano senza malizia e finalmente anche la pioggia cessa di cadere. Perché la tua anima si può anche frantumare, ma trova sempre il sistema per tornare integra. Yesterday, I die. Tomorrow's blinding. Fall into your sunlight.